È un momento delicato per il cinema in Italia, nel mondo è anche peggio, devo dire, però sicuramente possiamo tranquillamente dire che il cinema è uno dei posti più sicuri della città. È uscito anche un rapporto, mi sembra, a questo proposito. E in questo periodo, un po' di assestamento, stanno uscendo delle perle vere. Sono contento di avere in collegamento telefonico la regista e la sceneggiatrice di una di queste perle. Abbiamo al telefono Valeria Parisi, regista e sceneggiatrice di Maledetto Modigliani. Benvenuta. Grazie. Buongiorno a tutti. Ciao. Maledetto Modigliani, che è al cinema dal 12 e, attualmente al cinema, esatto, e che racconta fino a stasera, infatti sbrigatevi, andatelo a vedere assolutamente, e racconta la storia di Amedeo Modigliani. E partiamo subito da una cosa che mi ha colpito molto, ma non, vedo che non ha colpito solo me, leggendo gli articoli che ho trovato bella. In giro, una cosa molto una bella, delle prime. Cioè la voce che viene scelta per raccontare la vita di Modigliani, che è quella di Jeanne Boutterne, una musa amante di Modigliani, appunto una delle più famose muse. Quando si parla di muse d'arte, sicuramente ci viene in mente lei, però forse non abbastanza conosciuta, e quindi sono molto felice che abbiate deciso di metterla come voce. E poi è bello che sia una voce femminile a raccontare la sua storia. E partiamo da questo, Valeria. Perché avete scelto lei? Come è andata questa decisione? Come avete affrontato proprio l'idea di scrivere e di girare un documentario su Modigliani? Dunque, posso dirvi, noi l'abbiamo deciso in corso d'opera, nel senso che è stato un lavoro di ricerca il nostro Modigliani, di scoperta e di ricerca. Avevamo voglia di raccontare un Modigliani inedito che non fosse infarcito di luoghi comuni, avevamo come supporto anche uno storico dell'arte che voleva dare anche un'immagine che dà un'immagine diversa di Modigliani e lo racconta come un intellettuale, un poliglotta, piuttosto che un tombeur de femme, e un alcolizzato e un drogato. Per cui scoprendo tutto, facendo un lavoro di ricerca e di scoperta, abbiamo trovato tantissime storie intorno a Modigliani, abbiamo scoperto che anche le sue storie sentimentali e le sue storie d'amore erano storie sempre con delle donne che erano delle creative, delle artiste, delle intellettuali. Infatti nel documentario raccontiamo, oltre a Jeanne Boutterne, raccontiamo anche Anna Akhmatova e Beatrice Hastings, che sono state altre due relazioni molto importanti che lui ha avuto. Insomma, per tenere insieme tutto questo, a un certo punto ci siamo dette, sentivamo che c'era questa storia poi fortissima, drammatica, la canzone di Patti Smith, Dancing Barefoot, che abbiamo sentito, celebra Jeanne Boutterne, no? Per cui questa storia così forte ci ha proprio iniziato a invadere, e abbiamo sentito che era necessario raccontare questo documentario, che peraltro non aveva un talent, un artista che teneva insieme tutto, un attore che teneva insieme, che faceva da Virgilio, allora che bisognava raccontarlo con una voce forte che riuscisse a legare, a tenere unite delle storie molto diverse tra di loro. Beh, il e talent quella di Jean ci è sembrata proprio la migliore. Certo. Dopodiché ci sono state tante ispirazioni così visive, appunto Jean in realtà si suicida buttandosi dal quinto piano due giorni dopo la morte di Modigliani. Noi la raccontiamo tutta questa cosa, però la raccontiamo in una maniera visivamente molto diversa, ecco. Confermo, come voi avete visto. Il talent che avevate sotto mano era forse più grande di tutti, cioè Amedeo Modigliani, sì, l'universo che ha creato intorno a lui è veramente molto ben rappresentato nel vostro film, più che nel vostro documentario, perché c'è tantissimo anche a livello di contenuti, di materiale, sia la ricostruzione effettivamente ha il giusto tempo, ma attraverso il gioco con i materiali di... Scusatemi. Prego. Sta passando, sì, abbiamo... Sì.
Attraverso i materiali, appunto, del passaggio di Modigliani si racconta benissimo sia il passaggio delle epoche, la Parigi e la Livorno dell'epoca di Modigliani, appunto l'inizio del Novecento, ma soprattutto i motivi, le spinte, il perché Modigliani è andato in quel posto, sì. Quali sono i sentimenti di Modigliani. E a questo punto volevo chiederti come avete ordinato appunto questa esplosione di vita, questi grandi argomenti che appunto attraverso anche soltanto le donne che ha incontrato Modigliani, le sue muse, si vanno a toccare il femminismo, la poesia russa, quindi l'emancipazione. Sì, c'era forse addirittura troppe cose da dover sistemare. Voi siete riusciti a dargli assolutamente una forma armonica e assolutamente digeribile. È stato un grande lavoro di squadra. E devo dire che io e Arianna Arianna Marelli, mm-hmm. che ha cosceneggiato con me, siamo state veramente insieme per dei mesi per riuscire a fare questo, ecco. Senza dubbio. E quello che non è detto è forse di più di quello che è detto, perché appunto ci sono tante cose che non riuscivamo a contenere in un'ora e mezza di racconto. Quello che direi che è stato centrale è voler raccontare quest'uomo che viveva fino all'ultimo respiro, mm-hmm. no? Infatti sarebbe potuto essere quasi un titolo alternativo rispetto a Maledetto Modigliani, mm-hmm. che un po' gioca sugli stereotipi, appunto, certo. e sul racconto comune. Poi all'ultimo respiro sa un po' di Nouvelle Vague, quindi avete... Sì, certo. E una cosa che ti volevo chiedere, Valeria, qual è la cosa, diciamo, scegline una, ma immagino ce ne saranno molte, che ti ha colpito di più e che hai scoperto su Modigliani, la cosa che ti ha sorpresa, la cosa che ti è rimasta più dentro? Ma devo dirti che io ho sempre amato Modigliani anche così, proprio perché mi piaceva fin da bambina, mm-hmm. piaceva mia mamma, aveva le sue riproduzioni in casa, per cui lo conoscevo, eccetera, però non lo conoscevo attraverso gli storici dell'arte e non conoscevo tutto questo suo percorso, cioè lo vedevo anch'io prima di mettermi a studiarlo, pensavo che fosse più un artista isolato e invece ho scoperto che era un artista immerso nella Parigi e nella creatività di quell'epoca, cioè lui è arrivato nel 1906 a Parigi, era nato nell'84, per cui aveva 22 anni quando è arrivato a Parigi, era giovane, mm-hmm, sì. e era a contatto di Picasso, di Brancusi, di tutti i grandi di quell'epoca, no? E questa cosa, e ha condiviso le stesse istanze, le stesse passioni, gli stessi movimenti, per cui per esempio il primitivismo, sì. di cui noi parliamo parecchio nel documentario, però il suo primitivismo è un primitivismo unico, perché lo media e lo unisce a questa sua cultura classica italiana, certo. e alla conoscenza delle Madonne rinascimentali, diciamo, per cui queste figure di sue donne le ho viste e adesso le vedo in una maniera diversa dopo aver conosciuto tutto l'intorno che ci sta, questa essenzialità che lui ha condiviso con altri artisti dell'epoca, ma che però riesce a unire un passato, cioè lo trovo unico in questo senso, veramente. Forse è la cosa che mi è piaciuto di più scoprire, ecco. Devo dire che un altro aspetto che mi è piaciuto molto, Giovanni prima parlava di luoghi e devo dire che ci sono dei luoghi nel film che mi hanno colpita e che un po' ho visto come se fossero rimasti, non come se fossero dei musei o dei luoghi, insomma, rimasti all'epoca in cui sono nati, ma come se avessero una vita continua. Penso per esempio agli atelier oppure a quelle case alloggio dove si trovavano tutti i pittori, che ancora adesso ospitano pittori, ed è molto bello vedere come avete trovato questi artisti e artiste che ancora sono lì e che in qualche modo
modo mantengono una specie di filo conduttore fisso che va dall'epoca dei pittori che noi, e degli artisti e delle artiste che noi conosciamo adesso, ma che non si spezza. E questa cosa, devo dire, è molto bella, cioè in qualche modo ci fa comprendere come effettivamente l'arte fosse un diretto collegamento con la vita, cioè fosse una cosa che non poteva essere scissa dalla loro quotidianità. No, poi per Modigliani era proprio un'identificazione totale tra arte e vita, cioè lui ha vissuto i 36 anni che ha vissuto, li ha vissuti proprio in quella maniera, cioè senza, pensando che la sua missione fosse fare l'arte che ha fatto, ecco. E questi luoghi sì, sono meravigliosi, perché devo dire mi sono sentita veramente una privilegiata ad essere lì con soltanto con la troupe, perché sono bellissimi, sono delle parti di Parigi, cioè veramente varchi una soglia e sei in un altro tempo, in un altro mondo. Anche la Ruche, appunto la Ruche, quello che si chiama, vuol dire l'alveare, no? In francese, e sono questi atelier dove tuttora ci sono artisti, pittori, eccetera. Finora non è stato neanche restaurato, adesso ci metteranno le mani, speriamo che rimanga quello che è, perché anche questa decadenza un po' fatiscente in alcuni è super affascinante, molto bella. Stiamo ascoltando in sottofondo la vostra colonna sonora, che è anche molto molto, accompagna molto bene tutto il documentario. Appunto, abbiamo parlato dei 36 anni, gli effetti di Modigliani durante la sua vita, ma gli effetti di Modigliani sulla gente nel dopo, tra l'altro è ben rappresentato dal capitolo, potremmo dire, lo spazio dedicato allo scherzo delle teste di Modigliani a Livorno, ma anche i falsari illustri. Mi è piaciuto moltissimo la definizione che si dà il falsario di, appunto, di uno dei tanti, che si definisce la tribute band di Modigliani che effettivamente rende benissimo anche l'impatto e la scomodità di un personaggio come Modigliani nel giorno d'oggi, cioè avete avuto anche raccontandolo, avvicinandovi appunto agli effetti della sua arte nel mercato dell'arte, avete avuto dei problemi a maneggiare questo argomento? Beh, è un argomento molto delicato. Noi abbiamo si poteva fare un film diverso e fare un film che parlasse soltanto dei falsi Modigliani o del costo dei veri Modigliani o del collezionismo di Modigliani. Noi abbiamo deciso di stare di volare un po' più alto, diciamo, di non stare troppo legati alla cronaca, per cui abbiamo raccontato sì le problematiche che ci sono intorno al fatto che Modigliani è morto giovane, lasciando un atelier incustodito e senza che nessuno avesse archiviato le sue opere, per cui è successo di tutto, appunto, come dice anche Marco Restellini, su, mi sembra che dica proprio che su 4 quadri di Modigliani 3 possono essere falsi, e lui ne ha fatti circa 400, ecco. Ma in giro nel mondo ce ne sono molti di più. Noi queste cose le raccontiamo, però non ci siamo addentrate in tutta una serie di cioè una dimensione che decisamente ci avrebbe portato a scrivere un thriller piuttosto che questo film. Avevamo più voglia di far conoscere la grandezza di Modigliani come artista e pensiamo che sia quello che poi rimarrà, ecco. Certo. Però devo dire che sono altre strade, c'è spazio per tutto. Si può fare un sequel. Sì. Maledetto Modigliani è in questo momento non al cinema perché i matinè mi sa che non li fanno ancora, ma nel pomeriggio vi consigliamo veramente di andarlo a vedere. La risposta del pubblico è incoraggiante? Hai avuto dei feedback? Diciamo che sicuramente è stata e ci ha dato grande soddisfazione la risposta della critica, perché non me l'immaginavo, è stato molto molto soddisfacente sentire dopo l'anteprima che questo film era piaciuto, tra l'altro anche a noi, non lo vedevamo perché è stato fatto prima del lockdown, doveva uscire il primo aprile e invece poi è saltato tutto.
Certo. Per cui anche noi non lo vedevamo da 8 mesi, sì. È stato un po' un'anteprima anche per noi. Mm-hmm. E non so, io sono andata la prima sera, io non vivo a Milano, vivo a Pavia, e sono andata con una 60 di miei amici che devo dire sono ringrazio pubblicamente perché sono venuti a accompagnarmi a vederlo, e non so se per amicizia o cosa, ma erano tutti molto entusiasti. Ma comunque insomma ho sentito un po' di gente che poi e mi hanno detto tutti che gli era piaciuto, e poi chiaramente non è un momento d'oro per il certo. cinema, come voi avete detto. Mi sembra che comunque tra i film che sono fuori in questo momento, Modigliani sia uno di quelli che è stato più seguito. Sì, 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 il box office che ho davanti conferma. Guarda, paradossalmente forse è una produzione che non, in questo momento riesce a non perdersi, come sarebbe successo magari in altre situazioni. Vediamo il bicchiere, diciamo, mezzo pieno, no? Magari c'è un'attenzione diversa e potrebbe essere, emergere di più, ecco, noi ce lo sì, auguriamo. Poi speriamo che appunto se è comunque un documentario che vale, faccia la sua certo, strada e sì, riesca sì. A vivere al di là di questi 3 giorni dell'evento. Certo, ma ecco. Io spero proprio che sia così, perché sarebbe molto, molto giusto. E poi la bellezza ci salverà, quindi queste vedere cose belle, sentire cose belle, leggere cose ci belle ci fa stare anche meglio, senza dubbio. È sempre, senza dubbio, utile. Arriviamo alla tua seconda scelta, perché Patti Smith l'hai scelta, l'hai portata tu, e arriviamo al brano che chiude Sott'acqua il film, tra l'altro delle riprese anche molto belle, con anche dei ribaltamenti di prospettiva molto emozionanti, e arriviamo a Piero Ciampi. Piero Ciampi, mentre Patti Smith è così una suggestione, un'ispirazione, no? La canzone sull'estasi mistica, per cui insomma è questa dimensione qua. Piero Ciampi fa proprio parte della nostra colonna sonora. E è un omaggio a lui, che in fondo è il Modì di Livorno 50 anni dopo Modigliani. Esatto. Insomma, nel senso che lui era nato a Livorno nel 1884, Piero Ciampi era nato nel 1934, sempre a Livorno. Sì. Deve esserci qualcosa nell'acqua lì. Modigliani ha vissuto 36 anni e Ciampi ne ha vissuti 46, ecco. Ci però sono molte corrispondenze, e poi è sempre bello insomma ritornare ad ascoltare artisti che magari appunto possono avere alterne vicende nella propria vita, nella produzione, la propria produzione, no? Magari ci sono momenti in cui si ascoltano esatto, di meno. C'è questa storia di sventura economica, sì. E non successo durante la vita che li accomuna, esatto. No? Sì, nel senso, vabbè, Modigliani diciamo che proprio verso la fine, quando ormai era malato, minatissimo, incominciava a essere riconosciuto dalla critica dell'arte. Forse per Piero Ciampi è andata ancora peggio, nel senso certo. che ha fatto canzoni per tantissimi grandi, ma lui non è mai stato tanto popolare, ecco, come avrebbe voluto, e invece trovo che è un autore veramente di una forza notevole. L'ultima canzone fino all'ultimo minuto e appunto fino all'ultimo respiro. Grazie mille a Grazie Valeria davvero. Parisi, regista e sceneggiatrice, anche insieme ad Arianna Marelli, sul soggetto di Didi Gnocchi di Maledetto Modigliani. Fino ad oggi, fino a stasera, lo trovate nelle sale, quindi andatelo a vedere. Grazie mille Valeria. Grazie mille a voi, arrivederci. Ciao. Ciao.